Pronti? Motore. Partito. Ciak. 21 prima. Azione. Mi chiamo Francesca. Sofia. Daniele. Ho 17 anni. 16. 16. 20. Abito a Caltrano, a Valle del Vesuvio. Io. Zanè. A Sant'Omio di Mare. Conosci il territorio in cui vivi? Sì. Sì, più o meno. Abbastanza. Chi è il sindaco del tuo paese? E qual è il santo patrono del tuo paese? Allora, il sindaco è Casarotto, Gianni, e il patrono è San Gaetano. Mosè Squarzone, ma non so qual è il santo patrono. Il patrono, so quello di Staro, che è Santissima Trinità, però quello di Valli non me lo ricordo. E il sindaco si chiama Armando, in teoria. Non lo so. Non mi viene in mente niente. Secondo te, cosa bisognerebbe fare per incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita locale? Io punterei sulla comunicazione. Magari partendo da bambini più che da adolescenti. Invece spesso gli eventi, sì, vengono pubblicizzati ma non nel modo giusto. Sono i giovani che devono attivarsi, ci sono eventi ovunque, ogni sera. Sì, probabilmente penso che dovrebbero fare più manifestazioni sportive, incontri culturali e musicali. Qualcosa che riguardi, che ne so, soprattutto i giovani. Qualcosa di che avvicini i giovani, ad esempio, all'arte o anche alla lettura. Qualche iniziativa musicale, pure di fotografia, quello sarebbe molto interessante. Perché comunque ci sono... E soprattutto più in estate che in inverno, se a parer mio, ma perché è più facile organizzare eventi all'aperto, è più interessante, è molto più divertente. Puntare a eventi che richiamano, cioè ad esempio noi vabbè, col progetto giovani cerchiamo di fare spazzolare parecchi eventi, abbiamo fatto da un evento di gaming, videogiochi, quindi vai a prendere quelli che sono poi nerd, a un evento di skate e quindi vai a prendere un'altra fascia, poi uno che una volta è coinvolto dice guarda che bella cosa che hanno fatto. E non pensare che cioè necessariamente è noiosa, sono anche alcune sagre o feste, sono davvero belle e interessanti, voglio dire. Scrivi due aggettivi con cui definiresti la tua generazione. La mia generazione. Difficile questa. Siamo un po' una generazione di pigri. La gente fa fatica a muoversi da dov'è magari o a cercare qualcosa di nuovo. Ci adagiamo molto facilmente, però allo stesso tempo tenace. Quando ci mettiamo in testa una cosa, spacchiamo il mondo, spacchiamo tutto se vogliamo farlo. Io ho scritto anonima e veloce. Anonima perché c'è molta omologazione tra i giovani, sembra più una massa indistinta quasi. E velocità perché anche grazie alla tecnologia che si evolve così velocemente siamo abituati a imparare in fretta. Ho scritto simpatici perché comunque siamo una generazione che si diverte con poco, con cellulari e robe varie, e chiusi perché appunto con i cellulari siamo sempre distratti dal mondo reale. Dipendenti dalla tecnologia perché comunque praticamente tutti i ragazzi adesso o stanno sempre su per il cellulare o per il computer. Ci sono poche persone che si vogliono distinguere, secondo me, dagli altri, vogliono essere diversi. La mia generazione è monotona, però è anche una generazione aperta perché si tende a spostarsi molto. Prima staccati, perché secondo me, rispetto a prima, se penso, non so, come era mia nonna che mi raccontava da giovane, era tanto più sentimentale rispetto a noi. Invece spensierati, che potrebbe sembrare positivo, però secondo me è più negativo, perché non ci poniamo tanti problemi, tanti limiti, ma siamo proprio lanciati. Beh, nuova e coraggiosa perché il nostro futuro è nuvole, quindi ci vuole coraggio per buttarsi, ecco. Pazzi, perché tantissimi sono veramente fuori di testa.
e irresponsabili, perché manca quel pizzico di responsabilità di essere un po' più grandi dell'età magari che si ha e di dimostrare un po' più di responsabilità. Immatura, precoce, perché cioè ogni cosa è la sua età, quindi ubriacarsi, drogarsi, roba del genere. Non mi pare il caso già da 15 anni. Beh, sociale, perché ha un modo diverso di interagire tra di loro. E comunicativa, perché trova sempre metodi nuovi per comunicare varie cose. E secondo me la mia generazione è quella della, cioè, tra Facebook, WhatsApp, queste varie modi di comunicare quello che succede. Secondo me è la cosa che fa di più praticamente. Nerd, perché ormai la generazione di adesso sono sempre sul computer, il telefono, e escono poco di casa. E quindi a sociali deriva anche da questo. E così io definirei la generazione di adesso. In cosa pensi sia diverso un giovane d'oggi rispetto ad un giovane di 50 anni fa? Secondo me è la mentalità. Un giovane di oggi pensa solo a divertirsi e a fare quello che gli interessa, mentre 50 anni fa c'erano obiettivi diversi. Si lavorava già a questa età per comprarsi magari una bicicletta o farsi un viaggio. Una volta da giovani si aveva più responsabilità, mentre adesso secondo me ce ne sono molte meno. Un po' perché sono cambiati i tempi, la cultura, eccetera, e anche perché abbiamo una cartella fino a 20 anni, quindi comunque dipendiamo di più dai genitori rispetto a una volta. Un giovane di 50 anni fa sapeva che a 14 anni sarebbe dovuto andare a lavorare. Ora era per la gente ricca, magari non se lo potevano permettere, non avevano le possibilità e magari anche nemmeno le ambizioni. Invece noi giovani d'oggi, molti snobbano il fatto della scuola, però secondo me primo serve per la tua cultura personale, secondo qualcosa, comunque avere una base per poter affrontare la vita. Beh, dobbiamo studiare molto di più e secondo me questo è bene. E soprattutto abbiamo infinite possibilità. Una volta si andava a lavorare molto presto, adesso magari si deve studiare per avere un futuro e si va a lavorare più tardi. E è un'opportunità, secondo me. E penso che forse una volta fossero le relazioni più belle. Una volta forse c'era più contatto tra gli stessi giovani, più sì, ci si divertiva con poco. Penso che internet e insomma questa rete digitale abbia un po' tolto appunto un po' di emozione, anche se comunque ha portato dei vantaggi alla fine. No, è tutto cambiato ormai con la tecnologia e i mezzi che abbiamo noi adesso. Una volta andavamo nei campi a giocare, a prendersi, adesso siamo sui videogiochi e tutto quanto. La generazione di adesso è molto più avanzata nella tecnologia, però siamo indietro nel stare a contatto con le persone, per il semplice fatto che viene più difficile, essendo abituati col telefono a scrivere velocemente, ragionare sulle cose da dire e quindi esporle alle persone che si ha davanti. Comunque rispetto al passato, ora è tanto più tutto veloce, tutto movimentato, siamo tanto più viziati rispetto a loro. Secondo me più si va avanti, più si stanno perdendo i sentimenti, quella è la cosa negativa della tecnologia forse. E scrivi una cosa che ti piace dei social e una che non ti piace. Cose che mi piacciono sono i post che mettono, perché quando comunque posto una cosa è veloce. E le cose che non mi piacciono sono la privacy, perché non ce l'hai. Mi piace, cioè tipo se devo stalkerare qualcuno. E non mi piace, cioè tipo se ci sono malintenzionati. So già un po' che persona è, cosa che prova, cosa pensa. Mi piacciono le foto, i video. E non mi piacciono gli insulti verso le persone e le foto banali. Mi piace sapere cosa fanno gli altri. E non mi piace il fatto che perdi tanto tempo. Condivisione, perché si può sempre vedere cosa stanno facendo gli altri in qualsiasi momento. Allora, secondo me una cosa bella è appunto vedere persone che magari non puoi vedere nella vita reale sempre. Mentre puoi pubblicare assolutamente tutto, cioè puoi anche rovinare una persona, in un certo senso nessuno, e dirti questo non puoi mettere. Ho scritto condivisione perché, non so, a me piace vedere foto, che ne so, di vacanze, di posti belli, è comunque una cosa piacevole da vedere. Superficialità appunto perché, come ho detto prima, non ci sono sentimenti, non c'è niente, è tutto così astratto, tutto... Motore? Aspetta! Ma aspetta! Ciao! Dai, motore!
Quanti anni? Sì. Li guardo in streaming perché sono troppo povero per comprarmi i DVD. Che cosa fai nel tuo tempo libero? La doccia.